Buongiorno ragazzi, allora tenevo questa provola, no, non è provola, è scamorzo, tenevo questa scamorza nel frigorifero da Natale, probabilmente, sa uniche che la mettere in digesti di Natale. Comunque l'ho sminuzzata, tutta bella bella bella, era buona, ottima, l'ho raccolta, vedi come sono aggarbata, veramente aggarbata, che non uso mai che era così aggarbata. Poi ho preso la pasta, l'ho messa nell'acqua bollente, perché se l'acqua è fredda la pasta non cuoce, e a fianco ci sta questo succo di pomodoro con delle melanzane dentro che sempre se ne 6-7 ore in due frigoriferi, ma erano ottime lo stesso, pure in melanzane, tutto buono in due frigoriferi, se manda in arro. Perché questo pomodoro con la melanzana e poi prendo questo attrezzo che si chiama frullatore a immersione. È frullo perché frullo? Perché questo qua, vedete, il sugo con la melanzana poi diventa tipo una crema. Questo qua ce l'ha insegnato Cannavacciuolo, che sta sempre questo coso in mano e frullo tutto. Cannavacciuolo, frullo tutto coso. Prendo il frullatore, lo poso, poi prendo questo ruoto di vetro che poi non è ruoto perché, cioè, che richiama la ruota, no, che è perché poi è quadrato, poi è smussato negli angoli, quindi non è manco ruoto, ma vabbè, comunque questo qua. Piglio questa cremina di Cannavacciuolo e la metto sul fondo. Beh, a me piace, guardate, lo spalmo sul fondo, tu dici, ma serve questa cosa che fai? Non lo so, però a me mi piace, quindi la faccio, che me ne importa del resto. Prendo la pasta e faccio il primo strato di pasta, che tipo tiramisù. Faccio il primo strato e poi ci metto il pomodoro, che non è pomodoro, ma è la crema di Cannavacciuolo, e mescolo tutto. Vedi come mescolo bene? Sono proprio bravo a mescolare, mescolo benissimo. Prendo la mozzarella, che non è mozzarella, ma è la scamorza di Natale, che stava nella cesta di Natale, quindi sono 3 mesi, sta cosa, ottima, e la metto sul primo strato. Poi prendo questo qua, è pepe, ve l'ho fatto vedere, quindi non potete dire che non è pepe, e faccio una spolverata. Ecco qua, ve l'ho messo pure avanti, quindi è proprio pepe originale. Prendo l'altra pasta, la metto sopra ancora, prendo la crema di Cannavacciuolo, spalmo tutto. Vedete come spalmo? Ma come spalmo bene? Sono proprio bravo a spalmare. Ah, quel caro della pasta, ma ti me la devo dare in, che ce ne fotte? Faccio metà ma la pasta. Beh, spalmo, 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 prendo la mozzarella e faccio un'altra bella spalmata di mozzarella. Guarda come mescolo bene, tutto omogeneo. Un'altra spruzzata di pepe e poi vedete come metto le gocce, tipo Picasso, metto l'ultimo tocco di pomodoro. Guardate, va a fare Picasso. Però poi mescolo tutto, quindi è già rovinato tutto il quadri di Picasso. Andiamo avanti. Lasciate un po' di sugo, che casomai dopo nel piatto ci fate una passata di sugo fresco così. Prendo tutto e con un effetto magico, puffata, faccio entrare questo qua nel forno. Dice, ma come è fatta? Stava là la pasta, ma è entrata nel forno. Magia. E dal forno un'altra magia arriva sul tagliere. Eccola qua la pasta. Vedete com'è fatta bene? Ve la faccio vedere. Buone palme e buon appetito.